Ciao amiche, ciao amici, bentornati sul canale. Oggi vi mostrerò una mia personale classifica, una mia personale top 5 su 5 profumi straconsigliati da me per San Valentino. E qui mi rivolgo soprattutto ai fidanzati, mariti e compagni. La scelta di questi profumi è stata realizzata da me non solo in relazione alla fragranza, ma anche in relazione alla bellezza del pack, perché insomma a San Valentino noi tutte vorremmo comunque dei profumini con dei pack super femminili. Ok, number 5, al numero 5 ragazze vi piazzo lo Yes I Am di Cacharel. Allora, guardiamo intanto il pack che è stupendo, un pack a forma di rossetto, un pack super super femminile, che dire ragazze, un profumino di cui vi ho già parlato tante volte, l'ho già quasi finito, un profumo molto brioso ma allo stesso tempo molto misterioso, perché comunque ha in sé non solo diciamo la freschezza di molti frutti quali il lampone, gli agrumi, ha diversi fiori se non sbaglio, a livello del cuore e della piramide olfattiva, ma ha anche nella base del profumo un patchouli che secondo me lo rendono un profumo molto molto misterioso. E come vi ho già detto tante volte, questo profumino, ragazze, mi fa pensare nelle note di base, soprattutto quelle che si sprigionano dopo, mi fa pensare tantissimo al Lulu di Cacharel. Chiaramente una versione molto rivisitata, una versione super femminile, super moderna, super briosa. Insomma, number 5, Yes, I Am di Cacharel. Al numero 4, ragazze, vi piazzo un profumo di cui vi ho parlato qualche tempo fa e non potevo non inserire l'Amo di Ferragamo. Grazie, non solo secondo me il profumo è molto indicato per San Valentino, ma anche il nome del profumo è un nome che evoca proprio l'amore e quindi come non inserirlo nella mia classifica? E che dire ragazze, ve ne ho già parlato, un profumino molto brioso, adesso me lo stavo anche bevendo. È vero che c'è praticamente all'interno della piramide fattiva c'è, se non sbaglio, il Campari, però insomma me lo stavo anche bevendo. E che dire ragazze, un connubio bellissimo tra questa nota in testa di Campari e la nota vanigliata molto spiccata che è alla base. E io sento chiaramente anche un tocco proprio di limone, di agrumi che si miscelano in maniera proprio magistrale con la vaniglia. Quindi vi ho anche detto che mi fa pensare a una crema pasticcera, però allo stesso tempo non è troppo stucchevole come profumo, un profumo super femminile, un profumo secondo me che evoca veramente l'amore. Ok, al terzo posto ragazze, number 3, vi piazzo il Miss Dior di Dior. Voi sapete che ho una passione per questo profumo. Guardate solo il pack esterno, è meraviglioso. A parte che secondo me è un profumo molto trasversale, molto versatile, è un profumo come vi ho detto super super femminile, un profumo che vide al dolce, però allo stesso tempo ha una nota speziata di pepe rosa che lo rende un profumo brioso, ma allo stesso tempo dolce. Quindi molto indicato secondo me per San Valentino. Ok, andiamo avanti ragazze, qui c'è una new entry di cui vi farò anche un video dedicato. E qui ragazze c'è il Tiffany & Co., cioè guardate che spettacolo, la femminilità fatta profumo, cioè non so se vi rendete conto, è meraviglioso. Questa è la versione classica, non è la versione intense. Ho preferito prendere la versione classica perché è una versione un po' più floreale, un po' più frizzante. Certo, la durata non è eccelsa, però ragazze vi posso dire che è un profumo da sentire molto brioso, molto allegro come profumo, molto femminile, un po' mi ricorda alla lontana il Coco Mademoiselle, diciamo che sta tra il Coco Mademoiselle e il Gabrielle di Chanel. È un profumo che si colloca secondo me proprio in mezzo a quelle due famiglie olfattive, ma comunque ha un suo carattere, mi piace tantissimo ragazze, l'unica pecca è la durata che non è proprio eccelsa, però che dire, secondo me un profumo che per la primavera potrebbe anche essere molto molto adatto, profumo super femminile, raffinato, volge più al floreale, ha anche una punta dolce, però è più un profumo floreale e forse anche que per questo che ha una durata abbastanza moderata, diciamo.
E al primo posto, ragazze, number one, non posso non mettervi il Good Girl di Carolina Herrera. È un profumo super super brioso, un profumo che però ha un suo fascino misterioso. Ha chiaramente in testa ha degli agrumi, è un profumo molto allegro, però allo stesso tempo non perde il suo fascino, cioè conferisce alla donna che lo indossa, secondo me, molto fascino. Un profumo di cui vi ho parlato tante volte, a me piace tantissimo, l'ho già quasi terminato. E quindi che dire, number one, Good Girl di Carolina Herrera. Ok, io termino qua, spero che questo video vi sia piaciuto, un video super veloce e volevo mostrarvi i profumi che secondo me sono molto adatti come presente, come regalo per San Valentino e voglio aggiungere che potremmo anche da noi stesse farci un bel regalo per San Valentino per dimostrare l'amore che proviamo per noi stesse. Ok, io vi auguro come sempre una splendida e radiosa giornata. Un bacione!